Ciao a tutti ragazzi e bentornati dai vostri Charmandig e Pika Pikuz. Intanto, oh my god Charmandig, complimenti per la vittoria dello scudetto. Il day, the day after ieri ero andato da Kratos. Interessa, no? Lo a registrare un altro video. Ieri sono andato da Kratos e c'era la partita, gli ho detto già, gli avevo già fatto i complimenti insomma all'Inter, anche a Kratos. Sì. Però Kratos per fortuna non me ne frega un po' abbastanza. Quanto meglio vive? Più sereno, sicuramente, soprattutto senza Fanta. È come, però, cioè tipo io negli altri sport non ho idea di chi giochi, basket, qua, tennis, fai bravo sin, ma chi è? Cioè, ma chi è? Però sei umile, esatto, e ammetti la tua ignoranza. Sì. Infatti anch'io di Sinner, bravo, ma non è che bravo, sono stato lì a contento, postare. Ti ho fatto per lui. Sì, ma non è che stai lì poi, a postare. Poi se perdeva ero comunque contento perché è milanista. Quindi c'è sempre lo sfogo. Ciao Pichelli. Ciao Pichlisa. Pichlisa o Pichelli. Cosa abbiamo oggi? No. Abbiamo preso due mystery box da Federic. Wow. Speriamo di trovare una bella chicchetta vintage. Tra l'altro non c'è la prima edizione. No, perché adesso le sta facendo nuove, quelle della prima. Forse sono già uscite, adesso non mi ricordo. Mi pare che siano già uscite, però quelle costano 75 euro, insomma non c'è tanta voglia di prenderle. Ho detto vabbè, dai, mi contento della vintage normale, senza prima edizione. Comunque, perché Pichelli non sa quanto costano questi, esatto, però infatti, non si sa. Ragazzi da casa, cercate sul sito di Federic, non possiamo dirvi. Adesso cerco. Non possiamo dire. Adesso cerca Pichelli. Cosa dici? Apriamo tutti e due una alla volta, così ci teniamo il buon Federic che ringraziamo. Comunque, parliamone un attimo allora. Bustina vintage, una su 10 box, quindi tu hai il doppio. Un quinto di possibilità. Esatto. Uno su 5 dovrei trovarlo, cioè. Sì. Hai, insomma, due ne hai. Speriamo. Uno su cinque, addirittura una bustina semi-vintage, che sono quelle di X e Y, in teoria della X e Y, nero e bianco, e forse anche sole luna, no, sole luna no, perché non siano ancora semi-vintage. Dell'era, sì, nero e bianco, X e Y, e forse spada, no, dopo smeraldo. Ma la diamante è bella. Diamante bella. Comunque. Quelle sono semi vintage. Quello prima di quello dovrebbe essere considerato vintage in teoria. Nel frattempo Pichelli sta facendo merenda con un altro nostro video. Andate a mettere mi piace. Speriamo che Kratos sarà già online. Sì, in teoria sì. Dobbiamo ancora caricarlo mentre registriamo, esatto. Ma mamma mia, che spacchettata! 40 bobby. Quanti video abbiamo da. Sì, infatti, Kratos, spero che ci stia dando da fare da casa. Allora, prima vediamo tutte le cianfrusaglie che ha messo dentro. Beh, tanto bustine. Ti stai un po' spoilerando così o no? Non credo si vedano. Io avevo visto tramite Nikaila che uscivano così le cose. Ah. Avevi visto? No. Le hanno fatte uscire così. Che così? Ah, che non si vede, vabbè, ok, esatto. Ci sta, ringraziamo. Non abbiamo visto chissà cosa. Di Nikaila, però. Allora, pennetta del Federic Store, bene, sempre apprezzata, sì, che costeranno tipo 2 centesimi queste penne qua, con la scritta 1, perché. Penny sleeve, che ci stanno sempre, sì, speriamo non siano troppo lisce, sai che a me piacciono quelle un pochino, sì, che mantengono, che non. Forse. Un codicino, direi. Un codice. Boh, partiamo. Allora, partiamo. Anche una carta. Visto il codicino, beh, il codice glielo lascio ai ragazzi, dai. Sì, questo dai. Qui che ormai non c'è più. Sole e luna, però, eh. Ah, che sia un presagio di quello che troveremo dentro. Bella anche questa fotografata. Molto, no? Bello. Data è la promo. Bene. Sì, una promo di Bulba. Molto bella. Questa vintage. Allora. Non dovrebbe esserci altro. 7 bustine. Partiamo, le tiro fuori tutte una alla volta. Una alla volta. Allora parto da quelle dietro. Allora, abbiamo spada e scudo, 7 base. Ci sta. Onesto. Tra l'altro posso dirti, forse in te io le terrei chiuse. Chiuse? Non lo so, vediamo. Dice che vuoi spacchettare. Sì, dai, qualcosa spacchetteremo. Certo, Piglisa, puoi parlare. Sei in tutti noi. Sono solo di Pokémon, anche di solo di Pokémon, ovviamente. Tempesta argentata. Anche di Dragon. Abbiamo Ossidiana, con il nostro caro Charizardone. Paradosso temporale. Manca l'ultima. Ultime due. Abbiamo Scarlatto Violetto, set base. Nazionale. E un'altra ciofeca. Beh. Destino a Baldea. Beh, questo dai, almeno
l'ultimo set, l'ultimo set che non hai nulla ancora. Non apro niente, ovviamente. Però questo, ecco, per dirti, secondo me è molto interessante da aprire. Da aprire, cioè, dici? Perché dici che pullano bene? No, o... sembra di sì. Poi magari ci sono ste shiny, capito? Magari trovo Charizard. Esatto. Se trovo Charizard, allora va bene. Scrivo a Rampazzone. Che salutiamo il nostro amico. Esatto. Amico di esperto, esperto di calcio. Gira. Giriamo. Ma questa mi puzza un po' da semi vintage. Da semi vintage. Allora, intanto abbiamo un'altra pennetta. Sempre stesso colore. Cosa? Certo, anche tutte e due sole. Un'altra penny sleeve. Speriamo siano fatte bene, perché. Allora, poi abbiamo il codicino per voi. Buono, di chi? Di chi? Un altro questa è di Sole Luna, sempre un brief focato. Un altro codice sconto. Dovrebbe esserci la promo, che non vedo. Forse no, forse era solo dentro a uno dei box. Dici, ma non ha senso? Boh, non lo so. Qui abbiamo sempre spada e scudo, set. Tra l'altro potrebbero servirmi per le spada e scudo. Ah, magari un'altra evoluzione a Faldea. Perché questa non l'ho mai vista. Uguale, identico, tra l'altro. Tempesta argentata. Stessi set sono ossidiana affogata. Uguale a quelli che avete trovato. Paradosso tempora, no, quindi tempesta gettata sì, ma non altro. Carlato violetto e l'ultimo, ah, eccolo qua, Char. Bene, Char. Char sempre della promo, sì, sempre la promo. Però. E destino bello di Paldea. Vabbè, dai, è andata male perché neanche una semi vinta. Però dai, comunque 14 bustine di quel plum che potrebbero interessarti. No. Allora, diciamo, più di 6 euro, diciamo che sì. Diciamo che potrei aprirmi. Perché l'unico che forse non mi interessa è Destino di Paldea. E Paradosso Temporale. Sì, Evoluzione a Paldea, scusami. Paradosso Temporale e Ossidiana in fuoco. Perché l'Ossidiana l'ho finito. Esatto. Però Tempesta mi interessa sicuramente aprirlo. Spada e Scudo anche. Destino quasi quasi direi di sì, visto che ci sono le shiny. E boh, cosa dici di Scarlatto? Hai mai aperto qualcosa? Qualcosina sì, ma non tanto. Anche di, in realtà anche di Evoluzione a Paldea avevo aperto, però sì. Comunque mi piace più di tanto come set. Allora, intanto partiamo direi con... Da casa, aspetta! Hanno messo il pollicione sì, di su. Sì, ma l'hanno già lasciato sicuro. Ma con tutti i video che stiamo caricando ultimamente sono... per forza. Allora, partiamo dal più vecchio. Partiamo dal set. Apritelo nel prossimo video. Cosa? Pacchetti. I pacchetti. No, tutti insieme. Like, i ragazzi vogliono sapere cosa abbiamo trovato. Hanno messo like. Allora, codicino. Ah, si regala? Sì, sì, oggi sì, dai. Il trick è sempre da 4. Trick e ballacche. Poi energia elettro. Ma che belle erano le carte. Bishop. No? Ti dirò, a me piacciono parecchio quelle, perché riprendono lo stile del Giappo. Krabby, Grookey, Mudbray, anche perché queste mi serviranno quasi sicuramente per il mio progetto iniziale dei Pokémon, che è quello di fare il Pokédex. Sobble, Reverse e Roserade. Il Pokédex con la prima carta uscita. Bravissimo. Che sarà impossibile, soprattutto per le vecchie. Ma... però vabbè. Però per i Pokémon nuovi è più che fattibile. Più che fattibile, più che fattibile. Abbiamo altre 4. Buttiamo davanti. Come direbbe il nostro amico Jack, ricordati che nulla è possibile nel calcio. Nel calcio però. È molto problematico. Dice lui. Ah. E quando dici che è proprio possibile, dice. Nulla è possibile. Ma è molto problematico. Blipbug, Baltoy, bello. Vulu, Bacca Prugna Reverse. Questo ti fa capire che... Oh! Una V Cramorant. Oh. Forse ce l'avevo già, tra l'altro. Bello, però. Molto bello. Ma sta dicendo che la Bacca Prugna ti faceva capire che sta sbustata. Mi fa, ti fa un po' andare in bagno. Mi fa un po' andare in bagno, sì. Esatto. Cosa abbiamo poi? Tempesta, che tutti gli altri sono di Scarlatto e Violetto. Tempesta, potrebbe esserci il Lugia. Il buon Lugia, sicuramente. Non lo troverò mai. Sì, ce l'ho già. Non lo troverò mai. Provarlo, non trovo. Ti dirò. Più un altro codicino. Ma cosa serve il codicino? Per... abbiamo le domande anche da te. Il gioco online.
Allora, qui abbiamo il codice Viastro. Bello Braxen. Braxen, Lobanni, Lopanni, anzi. Serena, bellissima Serena. Bellissima Serena. Misery Rus, Wailmer. Bello. Marco, terza gen, seconda gen. E Molga, Meritai, terza. Reverse, siamo sulla seconda. E Crobat, Holo. Sai che cosa mi mancava? Crobat, Holo di Tempesta Argentata. Molto carino, Crobat. Bello. Bello, speravo in qualcosa di un po' più succulento, anche perché avevamo provato il codicino nero. Infatti la Holo l'abbiamo provata. Bravo, non avevo fatto caso. Qua sì, c'era il discorso del... del trick e ballacche. Del trick e ballacche. Tempesta gentata, codice bianco. Ma però sono tempo solo c'è un altro codice, cioè su due follia. Dici che. Due codici viastro, male. Bello quello. Quello. Cosa? Ah niente. Bello, è solo per evitare che la gente. Una carta. No, per evitare che la gente pesasse i pacchetti, per vedere bello, quelle che erano più rari. E più pesano i pacchetti di una volta so. Pichetti. Secondo te quando va a comprarli non ho visto, quindi pesa. Ma adesso non funziona, funziona più. Cobalion e Incinerò, infatti qua proprio lo schifo più totale. È caduto. Che abbiano messo... Però hai trovato un leggendario. Che sia un leggendario? Cobalion è un leggendario. Vabbè. Cioè, che abbiano messo dentro i pacchetti pesati, proprio i nostri buoni amici del Federico. No, dai. No, dai, è impossibile che l'abbiano fatto. I pacchetti più pesanti. Esatto. Quindi con più schifo. Allora, io Destino di Paldea, secondo me... Tu non vuoi aprirlo quello? Cosa? Destino di Paldea. No, lo vorrei aprire. Ah. Vorrei... Ma in realtà quasi quasi li apriamo tutti. Dici? Basta, sì. Andiamo in ordine. Che dici, ma riscuro una bella carta. Bravo, e ripago un po' tutto. Tanto la venderò su Vinted con un volo mai visto. Allora, io ci credo. Abbiamo scarlatto e violetto qua. Bello, il codice è di 1. Sì, il codice, il trick è di 1. Senti zagare, senti cose, non senti... no, ma qui è anche abbastanza boh, cioè, vedi che brilla un po', ma ti fregano sempre con le Holo perché ci sono due reverse qui, quindi Vatrel. La Vat, quindi elettrico, Zangief. Kragunk, Mesapoli, bella Heracross, Benda Sfida, oh, Staravia Reverse, poi abbiamo Dripluf e Quavala. Sì, questo è il Quavala, esatto, pensa te cosa siamo diventati. L'ultima gen, giusto? Sì. Sì. Ups, scusate il terremoto. Quavala. Sì. Quavala. Bello, sarebbe... è un papero. Sarebbe Blastoise della nuova gen. Cosa ne pensi? Non lo so, non lo vedo. Neanche noi. Neanche noi, per fortuna. E non lo vedremo mai se non in carta. Sarebbe Feraligator, sarebbe... Feralidevitt. Non si chiama Mashtag, scusa, l'ultimo. Swampert. Swampert. Sarebbe... Assomiglia ai mostri delle mio quando si trasforma. Ecco, perfetto, ragazzi. Bello Lucario. Lui porta qua, bene. Qua c'è qualcosa, allora. Lui porta bene. Pettorale di roccia. Capsakid, campo in spiaggia e Klefki, quindi spada e scudo, zero assoluto. Poi abbiamo detto Picus che era meglio venderli. Evoluzioni a Paldea. No, ma io mi fido di Federico, qualche pacchetto buono la metto. Buono che... è aperto il contatto. Di carta. Non benissimo, questo è stato reimpacchettato, ragazzi. Ai. A meno che non troviamo qualcosa, allora ci rimandiamo tutto. Ha reimpacchettato per mettere qualcosa. Bello girata, Lidia. Bellissimo, vero? Ah, Piclisa è innamorato di Gigli. Quella è anche la maglietta, l'abbiamo vista nell'altro video. Forse. Giusto la fetta. Anchcrow. Landa della disgrazia, dove siamo, dove ci troviamo in questo momento. Charcadet. Vedi, ti fregano proprio le Holo, Qua c'è qualcosa. Orno è una Holo pazzesca. Hydreigon. Che ti fregano proprio. Vuoi che provi io, Pikachu? Vai, la prossima. Ti lascio tutto. Tu apri tutti quelli. Ti trovo un bel trovi tutto. Tutto devi trovare. Codicino nero. No, sono tutti neri adesso. Basta, non c'è più differenza. Sneasel, Gotita. Mary. Bello, Mary. Guarda che bello questo Pikachu. Wingard. Corvi Squire, Lo Stazzones, Tauros di tipo fuoco, qua è un pacchetto di Paldea. Ma vedi queste qui sono Falinx, molto belle. Paumi, il bruco di
Seblai, bello, tanta roba questo spacchetto. Dai, allora, dove, cosa vuoi che faccia? Quanti con ossidiana? Questi li teniamo per ultimi, che c'è più hype. Sì, sicuramente c'è qualcosa di... È il nuovo set. Ma queste sono vecchie, tanto vecchie. Sono seconda gen. Non i... le carte sono nuove. Ma i Pokémon. Sì, e Pokémon sono di seconda generazione. Ti spiego come si fa Pikachu? Non si fa il click. Ma qui cambia poco in realtà. Perché sono già in ordine, solo che l'ultima è l'energia. Swablu è un bel giocatore. Bad Bull mai visto. Lechonk, bello, è molto. È nuovo Psyduck, insomma. Charmeleon, bello. Perché anche lui fa Lechonk. No, ma nel senso, vedo che. Allora, ti dico già che non ho trick, quindi si va avanti così. Ah, non hai il grip, scusa. PG8, bene. Però c'è qualcosa. Bene, forse. Magneso. Ah, no, non c'è niente, perché l'ultima è la Holo che luccica. Bene, Finise. Beh, la capito. La ex, almeno. Bene, Armstrong. Dopo una V, una ex. Bene. Poteva andare peggio, giusto? Poteva andare molto meglio, però. Ossidiana, un bel Charizard. Sarà bello. Sarà bello. Cosa dici? Anche se ne ho trovati tre in realtà. Dopo vuoi spacchettare VX. V è il tipo di Pokémon che bello. È attivo, no? Ah, sei andato subito sulla ultima. Sì, non c'è tempo. Non c'è tempo, infatti non c'è però niente. Però belli i Pokémon, guarda. Ma non c'è niente soprattutto. Ninetales, Steve Cross, Piccheri. Però dai, poteva andare peggio. Guarda, no, peggio di così no, non credo. Paradosso. C'è Charmander, ragazzi. Charmander. Dai, sul paradosso temporale, un bel Luna Ruggente. Pronto, Pico? Lui ce l'aveva. Ah, proprio. Oh, eccolo, codicino per i ragazzi, però. Dai, un Luna Ruggente alternative, temporale. Tanta roba se lo trovi. Chi è? Chi è questo? Fungo furioso. Furioso. Qua hai toccato il fondo, Pico. Martello infuriato. Tempo passato. Questo qua mai è visto? È la Holo, quella. Perché è tipo. Ah, perché... perché è tempo passato, esatto. Ah, sono... Comunque sono quelle, i famosi Pokémon che chiamano in italiano, no? Tipo Luna Ruggente. Esatto. Ma cos'è? Ragazzi, Pichelli. Però magari c'è ancora l'alternative dentro, no? Potrebbe essere. Girace, bene. Al posto delle due Knuckly, reverse. Sacco ferreo, bene. Eh sì, al posto di Delibird. Tecnorada, e invece non c'è chiappa Pokémon. E invece non c'è Gimme Goal, ragazzi, che esce da una cassa del tesoro. E Ossi. Mamma, che schifo. Dai. Allora, facciamo aprire a Pichelli quelli più importanti comunque. Se carica. Troverà sicuramente qualcosa. Come abbiamo trovato qualcosa fino adesso, dove? Scommettiamo che troviamo qualcosa qua? Scommettiamo? Secondo me no, non c'è niente. Se avessi il grip, ragazzi, vedete, non va. Non va. Te lo giro io. Eccolo. Però vedi? Sì. È gratta, eh? Sì, Mazzarina ex. Però. Vabbè, però gratta in sto caso. Sì, Mazzarina. Come ne faccio di Mazzarina ex? Però bella tutta zigzagata, ragazzi, da casa. Perché è quella ghiaccio, come si chiama? Terra Crystal. Ah, è la trasformazione Terra Crystal. Molto carina, secondo me. Però se ci fosse la alternative sarebbe Spilla, meglio. Top. Simisage, no, Norma, un verme, andrà bene così. Una spada e la volpe, Nikit, detto da Nikhil. Pichelli, venghino! Venga. Ultimi due pacchetti, ragazzi, da casa, per su 14. Si potrebbe svoltare in questo caso, trovando abbiamo il Charizard. Abbiamo un po' di leggendari, dai. Qui c'è il Charizard. Vieni, Pichelli. Shiny Alternative. Non dico niente. Non dico altro. Come sarebbe? Come sarebbe? Con un po' meno calma. Spacca tutto, sì, Pichelli, spacca tutto. Sì. Falle fare il trick se vuoi. No, gira pure. Tira via il codice. Hai visto che è cambiato? Ah, sì. No? Sarà che adesso è tutto super top. No. Gira. L'hanno messo al rovescio. Ah, così proprio? Sì. Mr. Mime Jr. Cioè, Mime Jr. Noibat, che è il nuovo Zubat. Non vedo niente. C'hai Menko? Vieni su, Pichelli. Su. Se no non vedono le bello carte. Bello. E occhio alla luce. Io vedo sbrilluccicare. Sì, è la Holo. No. Sì, no, sì, c'è sì, un sì. Potere no, strano. È la Holo. Minor Ball, mai vista? Bello Charmeleon. Vabbè, rotto. Così. Ciao, Michisa. Ragazzi,
pollicione all'insù, iscriversi. Allora, sta andando non male di più. Diglielo alla mia amica. Ti ho detto che quelle erano le cose importanti. L'hai usato tutto oggi, grazie Lisa. Anche bella centrata, direi, dai. Raga, ma sì che sia... Non sta bene, guadagno nella casa. No, questa resta, non è che la vendo. Rimane qui. Mostrala bene ai ragazzi, piccolo. Mamma, che bella. Un po' decentrati, da adesso che la guardo bene, se vedi. Però... Ah sì, qua è un po' più grossa, va bene, dai. Però quanto stai godendo? Follia. Ormai ha detto la finita. No, state muovendo tutto. Sono un po' agitato. Vuoi mettere il pacchetto vintage Charizard? È la più rara del set, per solito. Sì. Robe già viste per Pickles. Per Pickles sì, non sempre, ma successo. Quindi grazie Federic, possiamo dire. Grazie Federic che non hai pesato quelli di Destino a Pandea. Ma non si può più pesare ormai. Si muove, Picklisa, scusate. Ma qua era quel coso del codice. Bello. No, qua bello picca. Bello. Sì, che picca. Grevard sembra un cane. Sì, è un cane tomba. Esatto. Kirillia. Qua cosa hai scritto? Macchinario tecnico pugno disperato. Stai muovendo. Questo è un specie book. Lapras, bellissimo. Lapras. Sì. Sto aspettando che uno debba mandarvi degli avvinti. E Mimikyu. Che è il protagonista del set. Che dire, ragazzi da casa? Oh, un pull vero. Che dire? E l'abbiamo fatta grossa. Picklisa l'ha fatta fuori dal vasino. Bastava aprire solo questo. Esatto, gli altri li vendevi. Perché e apri quelle. No. Mamma mia, bellissimo. Tanta roba, ragazzi. Zigzagata. Un po' più meno pesante del solito, secondo me. Le carte, però sentite. Meno grammata. Meno sì, grammatura, forse. Per risparmiare sempre soldi, grazie poco. Mamma mia, che bella. Infatti, costano meno adesso, Agostino. Ragazzi, con questa sculata assurda vi salutiamo. Sì. Spero, abbiamo già messo all'inizio mi piace, sì, se non l'avete fatto, nel dubbio, lasciatelo per Charizard, Shiny, Alternative Art. Ex Terra Crystal. Alternative Art. E mi raccomando. Gira un attimo. Mi sembrava quasi di vedere. No. È un po' rialzatina però. Ah, vedi? Vabbè. Però c'è di peggio, insomma. Questo comunque... almeno il 9 lo prende, quindi una... esatto. È Near Mint, insomma. Lo mandiamo a gradare. No, 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 lascialo lì, che sta bene. Buono, ragazzi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi. Un bacione e un saluto.